tutti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Infinite Fusion. La squadra è leggermente diversa dalla scorsa volta. Ho fuso Polyrath e Raticate ed è uscito questo coso. Vabbè, ci può stare. E lui non ha resistito, Charizard con Jolteon. Bello, attacco speciale. Purtroppo qui c'è la divisione in speciale e fisica, ce ne faremo una ragione. Obiettivo di oggi, sconfiggere quanti più allenatori possibili per poi arrivare a Fuxiapoli, battere la palestra e... ma perché no, prendere pure Surf. Ah, questo c'è lo sprite tagliato. A meno che Surf, i buon temponi che hanno fatto questa mod, non l'ha... girato. Non l'abbiano dato a uno degli assistenti del Professor Oak. E per ricevere le ricompense degli assistenti del Professor Oak devi fare i favori alle persone che si trovano nei vari hotel. Quindi speriamo bene e speriamo che non l'abbiano dato agli assistenti, perché se no stiamo qui fino a domani. Attenzione a Boldin! Vabbè, standard, molto semplice, andiamo avanti. E ci sarebbe anche la super, il Super Splicer, che sarebbe il DNA Splicer ma più forte, quindi per non perdere livello. Oh mio Dio, che bello Gyarakarp! Per le mosse che volevo... ho dovuto prima fonderlo e poi fare la reverse, quindi ha perso un po' di livelli, ma sti cavoli. Desidera avere un vero Gyarados, ma perché allora l'hai fuso con Magikarp? A meno che qui non si pescano già fusi, può anche essere. In quel caso spendi quei tuoi soldini e vai a fare il DNA Splicer, così lo levi. Cioè dai, non è difficile. Abbiamo un Kudin! Ah, mica male però, sai, carino. Ma quella è la figlia di Koga. Vuoi vedere che lei è la capopalestra? Suoniamo il Pokéflauto e dovrei catturarlo Snorlax, così almeno ce l'ho e di là posso sconfiggerlo. Vediamo. Ah, che palle! Wicarp. Mamma mia, che Catercarp? No. Leva. Metacarp, dai, tutti quanti, mo ce l'ha. Kakarp, Ma basta! Cioè, un Nidorino fuso con Nidoran. Cioè, ragazzi, ci sono 14.000 Pokémon. Nidorina, però, maschio. Wabba-labba-dab-dab. Oddio, Rick. Rick! Clown pagliacci. Mamma mia, che bello! Mister Sir! Spaventoso! Ma che bello! No, questo assolutamente è fusione del giorno, proprio per sempre, ma per sempre lo voglio. Pauroso! Però chi è che si chiama Pagliacci? Psyduck? Si legge Psyduck, tra l'altro. Eevee 8, oddio. Potrebbe anche starci. È un pollo, è un tacchino, non un pollo. Oddio, è un po', sembra un pollo. Però è troppo grosso per essere un pollo, quindi è un tacchino. Ciao, bello! Mette le ali prima! Carino! Raipok? Ok, carino. Oh, che bella la spiaggia di Fuxiapoli, ehi! Ah, è diversa, sì. Oh, la signorina in bikini? Ok. Dai. Chansey e Wigglytuff con un Jigglypuff piccolino dentro la tasca! Ma che carino! Ma anche il paesaggio qui è diverso, guarda che roba! Guarda come l'hanno curato bene! Che figata! Proprio bello! Siamo a Fuxiapoli! Wow! La strada è davvero molto più grande di quello che ricordassi, ci sono più allenatori e sono più forti ed è molto più bello il paesaggio. Però ci vuole la palestra ora. Fondo anche sti due giusto per la palestra. Dai, non è brutto, dai, questo è abbastanza carino. Rater. Abbiamo un Golzi ed è tremendo. Tentabra? Insomma. Ah. Insomma. Eccoci qua, Koga. Un semplice bambino che osa opporsi a me? Sì, veleno, confusione, tutto quanto, va bene. Basta che lottiamo. Bello, Koga, Ne ha 4, ne ho solo 3. Perché bastano 3. Griffing! Ok, lo sprite è di verde foglia. Rosso fuoco mi ricordo diverso lo sprite, ma magari mi sbaglio. Perché uno... no, questo è di oro e argento.
se non sbaglio, seconda gen, sì. In realtà sarebbe terza gen, però in argento è molto molto simile. Sì, perché in oro e argento gli sprite erano diversi, come così il rosso, blu, verde e giallo. Interessante. Manda Croreon. Ah beh, è Kotika, è full restore, amico mio. Ma solo due me ne sono portati, ehi, il terzo non l'avevo messo? Ah, rieccomi Koga, scusami, è che pensavo di aver messo tre Pokémon, invece era solo due. Poi ho detto, sai che c'è tanto che devo rifarla, mettiamone quattro e via. Ora, Croreon, è un problema. Veleno a buio, è un bel tipo proprio. Buoni danni. Un altro dovremmo esserci con Flame Bird. Ah, per pozione, vabbè. Ci sta, dai. Non male i danni che fa, eh. Allora, io ho Toxic, però, devo stare attento. Cacchio! Andiamo di full restore. Oh. Ah! Ah, però! No, non missare! No! Maledetto! Se resiste a questa waterfall, è fatta. Però non deve missare! Non deve missare! Ah. No, come ancora più qualche HP? Dai! Oh! Cielo! Mi sto ricaricando a palla, raga, perché sennò qua si finisce che perde. E se perdo non c'ho voglia di rifarla. Double slappello e via. Oh, è andato. Manca l'ultimo ora. Che è? Masect, quindi Mach con... Parasect, ok. Dipende se è coleottero veleno. No, per forza coleottero veleno. Non c'è altra combinazione disponibile. Beh, gli mando Charion ed è fatta. Flame Burst e ciao, tanti cari saluti. Beh, direi che è fatta allora. Flame Burst e arrivederci. Grande, wow. L'ho gestita bene. Potevo giocarla semplicemente attaccando e via. Invece no. L'ho gestita piuttosto bene. Dammi sta medaglia anima e via. Attenzione, Lance, cosa? Ah, lui c'ha la strada precisa. Koga, non va affatto bene. Il Team Rocket ha preso il prototipo della Master Ball per crearne altre, ma non è tutto. Hanno usato quelle Master Ball per catturare tre leggendari Pokémon alati, Articuno, Zapdos e Moltres. È tutto vero. E hanno anche preso controllo della Silphco a Saffron City. Ah, fanno Zapmolcuno? Sarebbe fighissimo, come il manga. Il mio nome è Lance, allenatore, e sono un maestro di Pokémon Drago e campione della Lega Pokémon di Kanto. Ah, quindi... Ah, per il momento è campione finché non arriva il rivale, certo. Ed ecco qua, Surf, presa. Bene, ora possiamo continuare. Oh, parlando invece con Nina, la figlia di Koga, possiamo ricevere forza MN04. Oh, ciao! Cosa? Devo combatterti per forza? Ma quindi se non uscivo dal centro Pokémon andavo direttamente alla zona Safari? Kugiot, vabbè. Kug. Electados? Mamma mia! E questo che è? Manda Warsaw! Eccolo! La forma finale, eh? Però attenzione perché ci fa scegliere un Pokémon! Allora, io vorrei scegliere Totodile. Perché Cyndaquil tra questi qua è quello che più mi piace, poi diventa Typhlosion e cavoli. Però abbiamo già Charizard. Meglio Totodile che acqua. Potrei lasciare Poliwrath oppure fargli mettere il tipo lotta con la fusione. Ma niente soprannome. Finiamo il tutto con qualche fusione. Iniziamo con Totodile e Charizard. Oh cielo. Secondo me è la testa di Totodile sul piccolo corpo di Charizard. Molto semplicemente. Ed infatti, però è carino. Sembra il Charizard che appare nella intro di Pokémon Oro e Argento. Molto simile, che c'ha quella facciona gigante. Oppure Chibizard. Sarebbe carino. Non sarebbe normale però non fare una reverse. Quindi eccola qua. È successo il contrario di quello che ho detto. Corpo enorme di Zard e testa piccola di Totodile. Però questo bel colorito shiny, un Charizard blu appare in una delle prime versioni shiny, se non erro. Si trova su internet comunque. Vediamo invece Haunter con Totodile. Oddio, che roba era? No, sta cosa... Questo è un'altra cosa. L'ho vista un paio di volte online sto tizio. È un meme, questo è un meme, ma non ricordo quale. Speriamo che la reverser sia meglio. Meglio prima. Vediamo invece Jolteon e Totodile. Potrebbe essere carina. Dai, insomma, c'è di peggio. Decisamente no. Vediamo un po' Jolteon e Haunter. Sono curioso. Ah, dai, è carino. Ci sta. Il muso mi piace abbastanza. No, cavoli. C'è sempre quella peggio delle altre comunque, eh.
Mamma mia. Come ultima davvero quella di Polygate che non l'ho fatta vedere. Ho fatto vedere quella che ho fatto appunto che uso per lottare. Questa che io l'ho vista e è tremenda. Non perché è brutta proprio, ma perché c'ha queste zampe davanti che sono davvero pessime. Oltre al fatto che sia una palla. Rough. Sarebbe anche forte, ma non riesco a vederlo in combattimento con questi dettagli grossissimi. È un po' bruttino. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!